Eccoci qua con l'amico Gigi Maifredi, che conosco da anni, è un grande uomo di calcio e siamo contenti di ospitarlo, grazie anche a Roberto Barucco, che è quello che ha realizzato il servizio, e citiamo anche il suo canale, Roberto Barucco Editoria e Comunicazione, per questa chiacchierata con Maifredi. Andiamo subito al sodo senza fare troppi preamboli. Giusto per agganciarci ai tuoi inizi come allenatore, qual è stato il motivo che ti ha spinto a iniziare questa carriera, che poi è stata, e lo vedremo durante questo pomeriggio, lunga e ricca di soddisfazioni, il motivo che ti ha spinto e se hai qualche riferimento di allenatori che ti hanno ispirato o comunque che ti hanno dato il là? Ho iniziato perché la passione è quella che ti fa iniziare qualsiasi cosa. Non ho avuto maestri perché tutto è nato da una voglia che avevo io di fare calcio, un po' in contrapposizione di quanto era stato fatto nei miei confronti quando facevo il giocatore. A me piaceva giocare a centrocampo, invece, stante l'altezza, mi hanno messo immediatamente a fare lo stopper. Allora, avendo la possibilità di creare una squadra mia, perché ho creato una squadra mia chiamandola Real Brescia, a quel tempo io tifavo Real Madrid, e raggruppando tutti i miei amici di Via Cremona e zona limitrofe, compresi mio fratello e un certo Tiberio Cavalleri, che era amico di mio fratello, e avevo un papà che faceva il direttore sportivo. Quella è stata un po' la cosa che mi ha cambiato l'andazzo, perché lui, andando a casa e parlando con suo padre, mi raccontava di quello che facevo e diceva: "È bravo, Gigi". E allora un giorno è venuto a parlarmi dicendomi se volevo andare a fare il professionista, ma mi disse a Crotone che, credimi, noi che abbiamo una certa età, quando nominavano il meridione si rizzavano i capelli, per cui no, ho detto immediatamente assolutamente no. Invece poi, stante il fatto che avevo due figli e non guadagnavo, e alla proposta che mi fece, dissi sì, e lì iniziò la mia, fra virgolette, carriera, dai. E beh, diciamo che tra virgolette le tolgo senza problemi perché è stata importante fin dai tuoi inizi. Rapida, dai, è stata rapida perché come un cerino, si accende e si spegne immediatamente, ma è il sunto di quello che sono io. Cioè, io non sono uno che dura a me piace, se mi piace una cosa, la consumo e poi cambio. Però la cosa che mi ha sempre colpito è che alla fine tu sei stato uno degli allenatori in Italia che ha, come dire, impostato un certo stile di gioco perché si veniva dal calcio all'italiana col libero Vorrei classico. stopparti subito, non uno, sono stato quello, perché non c'era nessuno tranne Zeman, ma era in fondo all'Italia. Ero io quello che ha cambiato il calcio nel vero senso della parola. Nessuno giocava a zona, aveva tentato qualche anno prima Amara alla Juve, ma lo faceva in una certa maniera. Lidl alla Roma e al Milan, ma era una zona diversa, una zona di convenienza, perché avendo giocatori di una certa età, è chiaro che i giocatori stessi cercavano di fare meno percorso possibile. Allora stazionavano e lì è nata la zona di Lido. La mia invece era una zona costruita proprio con l'idea di essere un gruppo che coeso e che giocava in una posizione, e quella posizione doveva essere determinante per tutti. Ed è stata una rivoluzione perché io ricordo, perché anch'io giocavo all'epoca, che a un certo Tuo punto papà ricorderà, perché tu sei giovane. sì, giovane, beh, qualche anno fa ero giovane anch'io. E no, c'è stata un po' la rivoluzione, secondo me, del libero che ricorderai, insomma, benissimo. Si chiama Gaetano Centrale Scirea, adesso. adesso si chiama Centrale. Ecco, spiega bene anche agli ascoltatori, chi ti sta ascoltando e si sta guardando, questo passaggio che secondo me è stato epocale, una delle più grandi rivoluzioni del Tutto calcio moderno. è nato a tavolino. Io quando ero, non so, a casa da solo con una cosa del genere in mano, mi divertivo a creare delle formazioni e dicevo: "Mi piacerebbe giocare così, così e così", no? E alla fine ho fatto un ragionamento, ho detto: perché si gioca con il
il tornante a destra e il fluidificante a sinistra, che so, Causio e Facchetti. Ha detto perché non sono nella stessa linea, ma soprattutto perché una squadra non è divisa in maniera speculare, destra con la sinistra, no? Simmetrica. E così ho fatto, ho cominciato a mettere giù dei cerchietti, no? Traccianti. Ti faccio vedere perché è bello vedere. Io ho fatto così, ho diviso e poi ho cominciato a mettere, guarda, lo faccio poi il portiere, i due centrali, il regista e l'attaccante. Ho detto qui intorno io devo creare, allora ho messo due esterni, due centrali e due esterni alti. Così è nata la zona di Gigi Maifredi. È una zona che poi adesso stanno continuando a mantenere, se no forse il portiere sta avendo un ruolo un po' diverso negli ultimi anni. No, sta facendo il mio portiere, doveva avanzare quando una squadra era su, non doveva stare in porta ma doveva fare il libero. No, ma è naturale, per chi fa questo mestiere. Adesso sembra che sia nata una moda diversa. No, usufruiscono del portiere anche troppo secondo me, perché è stucchevole. Io vedo certe partite, a un certo punto giro e cerco un film, perché non mi attraggono più, perché giocano sempre a mantenere il possesso e poi andare in contropiede. Copiando un po' un personaggio, che anche lui è stato uno di quelli che ha cambiato più avanti il calcio, Guardiola, no? Copiando Guardiola che col Barcellona fece il famoso tiki-taka, no? Però aveva giocatori di spessore mondiale, tu non puoi spostare... È come dire, vedo Van Gogh e mi metto a pitturare, voglio fare come Van Gogh. Van Gogh era Van Gogh, per cui e sbagliano copiando, perché secondo me la cosa migliore da fare nel calcio è arrivare nel più breve tempo possibile nella zona utile per far gol. Se io passo 70 minuti nella mia area a giocare palla, ho 20 minuti per poter far gol. Quei 20 minuti lì estrapolo nel 5, troppo poco. Io invece volevo che nel miglior tempo possibile arrivassero nella zona utile per noi per poter fare gol. E quindi è vero quello che dice, ci troviamo spesso mi fa piacere che tu mi dica. Ci troviamo spesso ad assistere a partite dove c'è un possesso palla esasperato, però alla fine conclusioni ne vediamo poche. Quale difatti, potrebbe essere la soluzione? Difatti tu vedi che il calcio italiano dal 2010 non vince una Coppa Europea. Vediamo delle partite, al di là del tifo, che il tifo ti fa vedere la partita vincente della sua squadra, bruttissima, bella, ma no? Al di là del tifo non vediamo partite, ma soprattutto non c'è la piacevolezza di vedere un calcio che ti attrae, diversamente da quello inglese. Inglese è un calcio meno tattico, ma soprattutto più veloce e più sparagnino, no? Là devi avere giocatori che superano l'uomo, che sono rapidi nella corsa, e quello ti dà piacevolezza. Qui invece, stante anche l'educazione che ti dà Coverciano, che è un'educazione tattica, e noi vediamo delle partite certe volte veramente ti fanno cambiare canale. Cambiamo pagina, visto che sta crescendo anche molto il movimento del calcio femminile. Tu cosa ne pensi di questa... Io non sono misogino, però cioè, per me il calcio è vigoria fisica e tutto. Ho visto delle partite del calcio femminile gradevoli, però vanno a una velocità differente da quella che è il calcio normale. Andiamo invece a raccontare magari anche qualche aneddoto, prendendo un giocatore simbolo del calcio, Maradona, che ci ha lasciati non molto tempo fa. So che tu hai avuto modo anche di incrociarlo, che ti stimava, ecco, se ci vuoi raccontare di questo incontro che hai avuto con Diego sul campo. Vabbè, sul campo è meglio non raccontarlo perché vinceva sempre lui. Fuori è stato bello perché a un certo punto, quando lui stava terminando la sua esperienza a Napoli, voleva venire a Bologna con Gino Corioni e Gigi Maifredi, se non che non è stato possibile, allora è andato in altri lidi. Ma era un personaggio di grandissima caratura, di personalità,
E poi anche come uomo, al di là di quello che l'hanno dipinto, lui aveva i suoi difetti e lo sappiamo tutti, però era una persona che all'interno della squadra era umanissimo e poi disponibile con i compagni, non faceva pesare il fatto di essere il più forte giocatore del mondo. E la differenza, non so, rispetto a Platini, che era un numero 10, però aveva Diverse, caratteristiche. diversi giocatori sono stati secondo me simboli. Platini è uno di quelli, quello che a me piaceva in assoluto era Cruyff, poi ce ne sono tanti altri, non puoi dire che il calcio è stato un giocatore e basta, non dimenticando Pelé, che noi tutti pensiamo un giocatore bravo ma lento, invece io parlando con José Altafini, che ha giocato con lui, mi ha detto sì, era velocissimo, sapeva giocare di destra e di sinistra e faceva gol di testa. Ciò che Maradona non sa fare. Lui è brasiliano, teneva ovviamente. Sì, però è vero, faceva vedere Pelé come simbolo della perfezione del calcio, E perché beh, appunto Pelé aveva queste caratteristiche di ha completezza. giocato in un calcio diverso, ma lui potrebbe giocare tranquillamente in qualsiasi tipo di calcio. Quando io sento, cioè, e rabbrividisco gente che non capisce di calcio e dice, però adesso chi? Adesso sei l'espressione di un'era particolare dove la vigoria fisica è particolare, la preparazione fisica è particolare, l'alimentazione è particolare, la medicina aiuta perciò chi era bravo prima adesso sarebbe bravissimo. Chiudiamo questa carrellata tirando dentro anche Messi e Ronaldo, che sono i simboli del calcio moderno. Io ho sempre detto che Messi è il calciatore che nasce nel grembo materno e invece Ronaldo è la perfezione della normalità. Perché Messi è uno che ha caratteristiche tecniche incredibili, incredibile e di fantasia. Invece Ronaldo è un po' il Borzov del calcio, stato creato in laboratorio. E personaggi come l'avvocato Agnelli, che tu hai conosciuto e insomma, ha fatto la storia dell'Italia, diciamo. Non per me, l'ha fatta Non sta per lui. rispondendo. Quando conosci certi personaggi, insomma, ti sembra di andare a toccare con mano qualcosa che non era nella tua possibilità di conoscere. Per cui quando io ho conosciuto l'avvocato Agnelli, ovviamente la prima volta che l'ho conosciuto, ho detto una frase che di una normalità incredibile, sarà banale, ma per me è un piacere. Era l'unica cosa che potevo dire a un personaggio del genere, perché come è entrato da una porticina di un salotto di Boniperti, ti va la pressione a 2000, perché questi sono personaggi veramente che potevano sedere a qualsiasi tavolo. E andiamo un po' a toccare gli argomenti un po' più vicini a noi di questa Italia che ha trionfato agli europei e poi è miseramente crollata nelle qualificazioni. Miseramente crollata. E beh, però da una squadra che ha vinto gli europei. Andiamo da un eccesso all'altro. Abbiamo vinto gli europei avendo tantissima fortuna che ci ha affiancato, perché abbiamo battuto il Belgio e non meritavamo, soprattutto abbiamo battuto la Spagna che ci ha dominato. Dopo no, abbiamo fatto una buona partita nella finale con l'Inghilterra, però saremmo potuti uscire prima. Ma nel calcio, come in tutte le cose, se non hai a fianco un po' la fortuna, allora metti a nudo un po' quello che sei veramente, no? Ecco, vincere lì non vuol dire essere stati migliori, assolutamente no. E quando io ho sentito l'ultima frase di Mancini, sì, andremo ai playoff, li vinceremo e probabilmente vinceremo anche il mondiale. È un brutto messaggio, perché questa non è una squadra adesso che può tentare di vincere il mondiale. Non ha i giocatori, non ha le caratteristiche, perché i giocatori devono essere, per vincere i mondiali, devono essere di una personalità impressionante. E noi di personalità ne abbiamo qualcuno, ma non tutti. Tra l'altro abbiamo il problema dell'attacco, perché Ancora comunque. quello, l'attacco. Abbiamo Immobile che ha fatto 1000 gol fra poco. Che problema possiamo avere? Pensa a quelli che hanno dei giocatori che hanno fatto 30 gol nella sua carriera. Questi ha vinto la scarpa d'oro e tutto. Dobbiamo
cercare di apprezzare quello che abbiamo e soprattutto di darlo a vedere che lo apprezziamo, perché un giocatore è un umano e quando entra in campo, se non sente l'appoggio della gente, è chiaro che rende meno della metà di quello che può dare. E torniamo a un altro bresciano che ha vinto anche l'Ambrogino d'Oro quest'anno e ha appena pubblicato un libro, Franco Baresi, che è un po' quello del... Stai citando un personaggio che meritava di vincere il Pallone d'Oro e non l'ho fatto perché si privilegia l'attaccante. L'attaccante è quello più visibile. Quando vedi una partita, quello che ti rimane in testa è il trequartista, l'attaccante che fa gol. Il difensore come Franco, che sbagliava poco e condizionava anche gli arbitri, perciò personalità incredibile, non veniva mai tenuto da conto. L'unico è stato Beckenbauer, che vabbè, è stato un fuoriclasse anche lui, come lo è stato Baresi. Chiudiamo adesso tornando a Brescia, con questo nostro Brescia che è in Serie B, però ci sta dando soddisfazioni. Ti ha sorpreso o invece pensavi che facesse un campionato di questo genere? Guarda, sarò sincero, seguo pochissimo il Brescia perché non condivido determinate cose. No? Sono contento che sia in testa, non vorrei che si illudesse per le vittorie che sta facendo, perché ne ha fatte di meritate ma altrettanto di no, per cui direi che devono stare con i piedi per terra, guardare veramente quello che è il campionato e andare avanti sempre facendo il massimo di quello che possono fare. La rosa c'è, sono due squadre, per cui direi che non c'è più la preoccupazione che se manca uno la squadra si squilibra, assolutamente no. Credo che questa sia già una cosa importante. Beh, restiamo a Brescia, ma andiamo a concludere citando, ricordando due personaggi importantissimi per il Brescia Calcio. Corioni, e magari qua se ci dici qualcosa tu te l'hai conosciuto, e dopo parliamo anche di Roberto Baggio. Corioni è stato il personaggio col quale ho creato le maggiori soddisfazioni. Prima a Ospitaletto e poi a Bologna. Abbiamo fatto 4 anni da augurare al miglior amico, cioè vincendo sempre e raggiungendo gli obiettivi. Dopo lui ha avuto l'attacco di quella malattia che l'ha portato poi a morire e lì è un po' cambiato, però il mio affetto verso di lui è sempre grandissimo e lo ricordo con tanto tanto piacere. E Roberto Baggio, che ha regalato tantissime soddisfazioni, poi ha chiuso a Brescia con le ultime stagioni, allora, alla sua età, con gli infortuni che aveva, stato uno dei, ha regalato tanto. Allora ti racconto un aneddoto di Maradona. Quando l'ultima volta che andammo a cena insieme, no? Lui sapeva che io ero amico di Roby e già si sentiva le voci che lui voleva smettere a fine anno. E mi disse: mister, dica una cosa per me a Baggio, di tirare avanti ancora, di fare 8-10 partite in un anno, 15, ma sarebbero tutti gioielli. E in più, gli dica una cosa, che io in casa mia ho solo un poster di un giocatore, ed è Roberto Baggio. Detto dal più forte giocatore del mondo, credo, vedi, la pelle d'oca viene, e allora me la petti. Ringraziamo Gigi Maifredi che ci ha raccontato cose bellissime e intense e diamo appuntamento al prossimo episodio, non sappiamo con chi, non sappiamo quando, ma ci sarà un altro momento da condividere assieme. Grazie. Grazie a te e alla come si può chiamare, sì, a Roberto Barucco, che è figlio, tra parentesi, di un mio amico, che ricordo con tanto piacere, che mi ha invitato. Roberto Barucco, Editoria e Comunicazioni.